c'è una lunga volata da qui a lì, perché se tu pensi anche questa domenica, ci sono state queste due grandi imprese, la Coppa Davis e Bagnaia, peraltro con la Ducati, con la moto italiana, insomma non mi sembra proprio una cosa banalissima, tutt'altro. Ma nel frattempo, se tu vai a guardare la mia pagina istituzionale su Twitter, tu vedi che Lisa Vittozzi, che è fantastica, ha vinto la Coppa del Mondo di gara di Coppa del Mondo di biathlon per un decimo di secondo. Non era mai successo un distacco così breve nel biathlon. E poi insieme vedi, non so, lo sci alpinismo, che è un nuovo sport, che siamo andati a medaglia, piuttosto che nel ghiaccio, piuttosto che la staffetta appunto del nordico. Insomma, ho citato alcuni esempi, ma al tempo stesso noi abbiamo il kickboxing, che è una disciplina con un numero di praticanti superiore al 50% di altre federazioni, che siamo arrivati primi nel medagliere e che praticamente ha celebrato tutta la nuova generazione. Per cui, insomma, ogni fine settimana, anche invernale, dove ci sono altri sport protagonisti, noi siamo al centro. Per cui guardare solo Parigi sarebbe sbagliato. Qui abbiamo parlato adesso dell'Europeo di calcio, vi ricordo che qualche giorno prima abbiamo l'Europeo di atletica leggera in casa, che forse è la manifestazione più importante che avremo nel 2024. È chiaro che Parigi è un po', diciamo, i riflettori si accendono. E qui, se vinciamo una medaglia meno di 40, anche se è stato record, non siamo stati bravi. Cerchiamo, diciamo, di continuare questo percorso di crescita, così chi arriverà dopo si troverà una bella vetta da scalare.